da questa tragedia si è riscoperto un alto senso di comunità e con tutti i suoi valori, quindi valori di solidarietà, valori di altruismo, e insomma ognuno ha voluto fare la sua parte. Ecco, secondo me questo è stato fondamentale, sottolinea quello che noi riusciamo a fare in situazioni di emergenza, perché bisogna ammetterlo, siamo comunque un popolo che riesce nelle emergenze a tirare fuori il meglio di se stesso. Appunto, la resilienza porta a tirar fuori dal male, da comunque una situazione negativa, la miglior soluzione, o comunque da trarre del positivo dal negativo. Secondo me bisognerebbe poi programmare meglio il nostro futuro per cercare di limitare al massimo quelli che sono gli eventi negativi che possono poi portare a situazioni degenerate come quella del crollo di un ponte. In questa esperienza negativa però sono emersi quelli che sono i valori che ho detto prima, di solidarietà, di altruismo. In queste situazioni appunto ci riscopriamo un po', quindi probabilmente delle qualità e delle caratteristiche che sono dentro di noi, dentro ognuno di noi, ma che nella quotidianità poi vengono un po' messe da parte, vengono non valorizzate. Si crea un'energia positiva che poi rende forse, ora non voglio fare una frase, non voglio dire frasi da libro fatte, ma no, più persone la pensano in maniera positiva, più sono attive nel dare una mano, e più secondo me si crea quell'energia positiva, poi rende una comunità migliore.